Buon pomeriggio amici e amiche del Calcio a 5 e di PMG per questa 24esima giornata di campionato di Serie A di Calcio a 5 tra CDM Futsal e Savia Testa Mantova. Partiti qui dal Palasport di Campo Ligure, una CDM che presenta Pozzo in porta, Vega, Piccarreta, Totoskovic e Svierkowski. Subito Vega impegna Savolainen sul suo palo contro Piccarreta, la palla in mezzo e c'è il gol di Leo per l'1-0 del Mantova. Bello il gol di Leo di petto, batte un incolpevole Pozzo e c'è subito il vantaggio. Sono passati poco meno di 2 minuti dall'inizio del match e Leo firma il gol del vantaggio. Batte questa rimessa laterale in mezzo, Pizzetta, la conclusione sul palo, Vega, bravo a servire Svierkowski, prova la conclusione di destro, la palla rimane lì, Vega, Ortisi, prova la conclusione, deviata di schiena e la palla viene buttata via dal Mantova. Che azione concitata da parte della CDM. Titon, pressato da Ortisi, allarga il braccio e a giudizio dell'arbitro questo è fallo, scusate, Svierkowski, Pizzetta, Ortisi, la conclusione di Ortisi e il gol del Golden Boy Matteo Piccarreta, il pareggio della CDM. E ancora una volta diciamolo, sottolineiamo l'intelligenza di Andrea Ortisi. Pizzetta! E scusate perché dalla mia posizione sembrava andare sotto il set la palla, è stato bravissimo Pizzetta. Urkac viene servito, cade a terra, fallo, vedremo se al limite dell'area o in area, commesso da Ariel Pizzetta che viene ammonito, quarto fallo. Parte Urkac. E la grande parata di Yuri Pozzo! Il Mantova sta comunque giocando una bella partita, il pareggio è il risultato, partiti intanto per questo secondo tempo è sicuramente il risultato più giusto. Il passaggio è per Petrov, ha provato l'1-2 e c'è un fallo e viene ammonito Piccarreta perché probabilmente l'arbitro ha... indica appunto uno strattonamento da parte di Piccarreta senza il pivot titolare. La palla in mezzo intanto di Pizzetta, riparte il Mantova, De Bail, fallo di Pizzetta che era già ammonito, seconda ammonizione ed espulsione per Ariel Pizzetta. Ortisi e il gol di Ortisi, il gallo di Augusta. Andrea Ortisi dedica questo gol a suo padre, oggi è il suo compleanno. Ancora Urkac, Titon, sbaglia tutto Urkac, Vega, break, va la conclusione ma incespica sul pallone, almeno questo è quello che sembrava da qui, in realtà a giudizio dell'arbitro c'è stato fallo di Urkac che viene ammonito. Svierkowski, corto per Totoskovic, per Ortisi, prima intenzione, Totoskovic infastidito nel momento del tiro, cade a terra, fallo di Bueno che viene ammonito ed espulso. E così 5 falli fatti. Vega, Svierkowski, Totoskovic, gira la CDM, Vega, Svierkowski, la conclusione, il gol, è il gol, il diamante di Cobà anche oggi brilla, è il 3-1 della CDM, Svierkowski Michel, il diamante di Cobà. Titon, Petrov, bravissimo Vega, la porta è vuota, Vega, e c'è il gol di Vega, Alejandro Vega. I due fraseggiano, De Bail,
passeggia col pallone, arriva Titò, la conclusione è il gol di Leo, doppietta per il numero 16, De Bail contro Vega, la conclusione, Pozzo, tiene lì la palla e finisce qui, 4-2 per la CDM.